la possibilità di tornare a sperare, come in Calabria, è una possibilità che i napoletani oggi possono avere? È la nostra sfida, siamo qui per questo. Il nostro lavoro, il risultato del nostro lavoro deve essere quello di convincere, come abbiamo convinto i calabresi, che bisogna continuare a denunciare sempre più, perché noi ci siamo e noi ci saremo. A un cittadino napoletano che sta andando a vivere al nord, lei cosa direbbe? Di rimanere, il posto più bello è il posto dove si è nati, e quindi non bisogna andarsene perché c'è la camorra, bisogna stare qui per respingere la camorra, altrimenti lasceremo questi territori in mano alla camorra. Io ho visto, ho lasciato la Calabria rispetto a 7 anni fa migliorata, soprattutto abbiamo dato speranza e dato un po' di sorriso alla gente. Questa è la mia missione qui nel distretto di Napoli. Avendovi lavorato per non so quanti anni come sostituto, come magistrato di collegamento della DNA, come procuratore aggiunto e fino a poco più di un anno fa come procuratore della Repubblica. La conoscenza dell'uomo e la conoscenza della realtà nella quale egli è chiamato a operare mi rendono assolutamente certo che Nicola Gratteri sarà un ottimo procuratore di Napoli.